Amici di Slow Wine, bentornati alla guida 2021. Come ormai sapete, questa guida sarà incentrata sulle degustazioni. In qualche modo è una guida classica perché è un po' la nostra particolarità che andava avanti da 10 anni, che è quella della visita in cantina e del contatto diretto con i produttori, si è infranto contro l'emergenza Covid che, insomma, purtroppo ha costretto tanti italiani a stare in casa, tutti gli italiani a stare in casa e ha interrotto un po' l'iter del nostro lavoro. Però non ci siamo arresi e finalmente abbiamo potuto incontrare i produttori in questi incontri virtuali che insomma alla fine sono anche un modo più asettico, meno alcolico sicuramente di parlare delle aziende e di vino. Siamo con Daniele Tuccoli della cooperativa Calafata, Colline Ciao. Lucchini, che è il mio territorio. Grazie Daniele per essere qua con noi. Grazie a te Fabio per l'invito. E Colline Lucchesi, dicevo che è anche la mia patria, e quindi conosco molto bene la realtà di Calafata che si è imposta un po' all'attenzione generale, non da molti anni, ma ha subito trovato spazio nelle nostre pagine per vari motivi. Primo fra tutti la qualità dei vini espressa fin dal primo anno, il cui segreto lo sveleremo più tardi, risiede nelle vigne. Dalla seconda parte, per un'altra parte, sicuramente per il lavoro agronomico, agricolo svolto, perché è una realtà sostenibile che ha approcciato fin da subito la metodologia biodinamica e poi per un progetto sociale di cui Daniele magari ci darà conto nel nostro dialogo, davvero originale, interessante e utile perché rende un po' tutti noi sensibili un po' agli altri, ecco, all'altro inteso come chi quotidianamente, come le persone a cui quotidianamente non pensiamo. Quindi, Daniele, ti inviterei subito a raccontare un po' la storia della cooperativa e chi sono poi un po' i protagonisti di questa realtà. Ok, ciao a tutti. Allora, tendenzialmente Calafata ormai è difficile descriverla solo come azienda viticola, come azienda agricola, perché come abbiamo ormai detto noi soci e come ci hanno un po' anche visto gli altri ormai dopo 10 anni di attività, siamo più un soggetto del territorio delle Colline Lucchesi, perché non facciamo solo vino. Abbiamo una parte produttiva e una parte di servizi, diciamo, divisa a metà, un 50% produttivo e un 50% di servizi. Quindi produciamo direttamente vino, che è il nostro motore principale, produciamo ortaggi, parecchi ortaggi perché abbiamo nella zona di Capezzano, quindi in Versilia, abbiamo all'attivo all'incirca una decina di ettari dedicati alle verdure. Produciamo una piccola produzione di olio e miele. Nella parte di servizi, invece, ci siamo inventati negli anni, poi spiegherò il perché ci siamo inventati questa cosa, soprattutto lavori agronomici per le altre aziende viticole lucchesi. Quindi partiamo dalla potatura fino alla vendemmia, seguiamo un po' le vigne, praticamente ci sono degli appalti di vigne dove noi facciamo i lavori agronomici, come si dice, a piedi, quindi non i lavori col trattore, ma solo i lavori manuali. Una parte di giardinaggio, che è un'altra bella fetta dei nostri servizi, e da pochissimo tempo abbiamo anche un laboratorio di conserve, quindi di trasformazione di eccedenze di produzioni alimentari. Magari un esempio di un... È un... Quella è una cosa un po' più territoriale. Calafata è capofila, però per esempio una coltivazione di frutta colpita da una grandinata, noi la trasformiamo, invece di essere buttata, la trasformiamo in confetture o cose del genere. Non solo quelle. Eccedenze alimentari intendiamo qualsiasi cosa, quindi dalle cipolle alle pesche, appunto.
Scusa se ti interrompo, poi torneremo sicuramente sul vino, ma questa è una cosa che mi interessa molto. Ce ne sono molte di queste eccedenze alimentari? Ma ascolta, te lo so dire tra qualche anno, perché è veramente il primo anno che cominciamo. Però diciamo che il progetto è un progetto bellissimo, a cui hanno aderito in molti, e molto interessante, con un interesse molto particolare, perché se te pensi un produttore che invece di buttare via ha la possibilità, ecco, di trasformare un'eccedenza o un danno, è una cosa interessante. Certo, quindi è una cosa abbastanza ideale da questo punto di vista. Esatto. E sicuramente esatto. Sarà bello valutarne gli sviluppi e cosa porterà poi sul territorio. Questo sicuramente è davvero interessante. Eh sì, quello ne parliamo fra la prossima intervista, magari il prossimo anno, sì. Ti saprò dire cose con più certezza. Si diceva appunto ecco, ritorniamo un po' anche all'oggetto, no, del nostro interesse, che sicuramente essendo Slow Food comunque molto attenta alla sostenibilità, diciamo, a tutto tondo, sono aspetti molto interessanti e che comunque ci hanno interessato fin da subito a buttare un occhio di riguardo verso la vostra realtà. Però essendo Slow Wine vorremmo appunto incentrarci sul carattere, ecco, ampelografico, certo, della vostra realtà. Dicevo prima appunto che la qualità della vostra produzione si lega anche a delle vigne che in Lucchesia erano vigne storiche, poi magari siete ampliati, avete preso altri vigni, però vorrei partire dal cuore della vostra produzione, che è anche un toponimo a Lucca molto conosciuto, ma che merita forse di essere conosciuto anche a livelli nazionali, che parlo della Maiolina. Della Maiolina, sì. Appunto, come dici te, la Maiolina è un toponimo storico, praticamente è il nome di una collina dove storicamente venivano fatte una delle produzioni più eccellenti di vino della Lucchesia. E tutto nasce da lì, da quella collina, praticamente la vecchia azienda che coltivava quelle vigne non aveva successori e quindi la proprietà si trovava costretta, era un bivio, o continuare con altre persone non familiari oppure vendere fondamentalmente. Non è stata nessuna delle due, perché praticamente il proprietario è una persona molto molto attenta al territorio e conosceva delle persone che giravano nel volontariato e praticamente ha offerto i suoi terreni in comodato d'uso in cambio di, ovviamente, del mantenimento dei terreni e delle vigne su cui sopra sono piantate, e in cambio voleva anche un ritorno sociale dietro, quindi un progetto sociale dietro, e da lì è nato un po' tutto. È nata la parte agricola e la parte sociale, che sono le due facce della stessa medaglia di Calafata, perché ovviamente, come avevi introdotto te, Calafata è anche un progetto sociale molto molto intenso, ecco, da quel punto di vista. Questo progetto sociale, e poi prometto a tutti gli appassionati di vino che parleremo anche di vino. Certo. No, molto brevemente, praticamente Calafata ha il 30% di manodopera che viene da categorie svantaggiate, quindi dalla tossicodipendenza soprattutto al carcere, alla salute mentale, al gioco d'azzardo, eccetera. Inoltre ha una fetta di ragazzi richiedenti asilo, quindi fa integrazione, formazione, integrazione di questi ragazzi, li insegna un mestiere, fondamentalmente, un mestiere molto importante. Ormai tanti, sono parecchi anni che sono con noi, e quindi fondamentalmente ormai siamo una famiglia, ecco, diciamo, perché veramente io non sapevo come farne a meno. Anche, ecco. Sicuramente, perché negli anni, diciamo che a parte la continua professionalità acquisita da queste persone, ma
negli anni, visto anche la complessità di Calafata, c'è molto bisogno di manodopera, e nel caso della vigna, manodopera diciamo specializzata per tutte le varie operazioni. Specializzata. E la storia del vigneto. Esatto. Partiamo dalla Maiolina. Terreni, varietà, sì, storiche impiantate, e poi se ci puoi dire, okay, come negli anni si sono ampliate le zone viticole e quali altre particolarità comporta la vostra vigna, e cosa che non abbiamo fatto, magari qualche data, perché così almeno orientiamo, okay, gli appassionati. Sì, sì. Perfetto. Allora, cominciamo dalla zona della Maiolina. La Maiolina praticamente sono all'incirca 2,5 ettari, piantato tendenzialmente a Sangiovese, come rossa. Ci sono una piccola vigna a ciliegiolo, una a canaiolo, ma tendenzialmente è rossa. Trebbiano e Vermentino invece fanno la parte dominante sul bianco. La bellezza di quelle vigne lì è che sono state piantate nel 2018 tramite selezione massale delle 6.000 mete di vigna con le nostre vigne vecchie. E la parte interessante, appunto, dicevo che ci sono due vigne, soprattutto una che è di inizio Novecento, quindi è a Pierefranco. Oh. E sono tutte praticamente sono tutte propaggini. Tendenzialmente sono Sangiovese e Trebbiano, ma mischiate ci sono delle varietà anche sconosciute, quindi non abbiamo la certezza di cosa sono. Con un progetto che potremmo fare sarebbe anche capire cosa è, però adesso sarebbe un progetto molto, molto interessante, ma impegnativo. E poi abbiamo un'altra vigna che è figlia di questa, che è una vigna di circa 50 anni. Praticamente sono state prese le marze di questa vigna dell'inizio Novecento, sono state reimpiantate, sono state innestate e piantata questa vigna che adesso ha circa 50 anni. E parlando un secondo di terreni, i terreni sono i classici nostri toscani, quindi sono tendenzialmente di medio impasto in quella zona lì della Maiolina, su Mascigno Toscano e su Marne. Queste sono le due principali formazioni che troviamo, ecco. E l'interessante della Maiolina è che c'è un vecchio albero di un fiume, e quindi praticamente vediamo proprio una lingua di sabbia, e si vede anche dalla vigoria delle vigne, che corre lungo la collina. Quindi vediamo, è anche simpatico vedere, perché magari ai lati si vede le vigne dove c'è l'argilla, che sono leggermente più deboli, più meno vigorose, mentre sulla lingua di sabbia del vecchio letto fluviale c'è un vigore più acceso, si vede. Segue proprio la vigna, segue il fiume, che è simpatico da vedere. E questo, i terreni sono molto scheletrosi, perché c'è una ricchissima presenza di scheletro, e questo aiuta tantissimo sia il riscaldamento in primavera, quindi abbiamo un germogliamento molto precoce. Consideriamo che dalla pianura il germogliamento del Sangiovese siamo a 10 giorni all'incirca prima. È molto difficile vedere una gelata, veramente molto difficile, perché l'esposizione è totalmente a sud. Vediamo le colline di Pisa, il Monte Serra e le colline di Vecchiano, e quindi dietro c'è il mare, quindi siamo a 20 km in linea d'aria dal mare, su per giù. E questa brezza marina, tutte le mattine alle 5, 5 e mezzo, 6 la mattina arriva questa brezza dal mare, e si sente che è brezza marina. Anzi, una curiosità, i vecchi viticoltori di Lucca dicevano che alla Maiolina veniva il vino salato, e può essere sia la causa dei terreni, che sono ovviamente di origine marina,
Ma anche questa brezza che arriva tutte le mattine. Infatti la mattina è asciutto, non abbiamo problemi di malattie, veramente pochissimi problemi di malattie, perché è sempre tutto asciutto. Quindi... Ci sono anche altre zone che compongono il vostro vigneto, diverse dalla Molina? Sì, ci sono tendenzialmente altre tre zone. Una è il Colle adiacente alla Molina, una vigna di 60 anni che è nella zona di Cappella, è una vigna di un ettaro mista anche quella, parte a Trebbiano, principalmente sul bianco, e Sangiovese, Ciliegiolo e Canaiolo sui rossi. Un'altra fetta molto importante è la zona della Mulerna, che anche lì è un'azienda molto storica, possiamo dire, no, però è un'azienda molto importante che è stata in Lucchesia, scusate, e anche lì una vigna vecchia, perché siamo anche lì all'inizio, una vigna di 55 anni all'incirca, e anche lì noi lavoriamo, cerchiamo di lavorare sempre con i nostri, e quindi Trebbiano, Vermentino, Malvasie e Sangiovese, Ciliegiolo e Canaiolo. Via la Mulerla, che comunque è un polmone importante. È un polmone importante. Che tipo di suoli incontriamo? È un clima diverso rispetto alla... Esatto, totalmente diverso, perché se la Maolina è a sud, quindi è precoce, la Mulerna è a nord, in una valle, siamo a 20-25 metri, ma io penso al massimo 30 sul livello del mare, e totalmente a nord. Quindi lì il germogliamento è totalmente ritardato, i terreni sono sciolti, sono in superficie sciolti, in profondità argillosi. Quindi anche l'estate non ha mai problemi di siccità. Uno, perché è a nord, quindi il caldo si fa sentire meno, ovviamente. E due, perché l'argilla sottostante mantiene questa freschezza per le radici. Quindi lì fino a che la vigna vuole germoglia, cioè, come si dice, butta, no? Quindi a vigoria, e ci permette di fare totalmente un'altra tipologia di vini. Quindi lì, introducendo un secondo i vini, lì ci facciamo una buona fetta del nostro vino d'entrata rosso, che è lo Scapigliato. Certo. Lì c'è anche una buona presenza di l'uva rossa che si chiama Moscato d'Amburgo, quindi che è quella che ci dà il profilo aromatico floreale del caratteristico di quel vino, di quell'uva. E ti dicevo, allora, si è parlato un po' della storia della cooperativa di Calafata, che è appena su più fronti. Ecco, vorrei sapere quali sono, no, poi i protagonisti dei contenuti tecnici, chi in realtà vi ha fatto crescere, no, come produttori di vino. Certo. Allora, inizialmente tutto... Allora, facciamo proprio una cosa giusta, eticamente, perché l'inizio è stato di Mauro e di Mike. Sì, Mauro Montanari. Mauro Montanaro e Mike Tintori. Sì, scusa, insieme. Mauro mi... Sì, sì. Ce l'avrà... Montanaro, è uno solo. Meno male, tra l'altro. Sto scherzando. Mi permetti di scherzare, perché... Diciamo, siamo molto amici, quindi si scherza. Sì. Compagni di bevute. Sì, infatti. L'inizio è stato Mauro Montanaro, Mike Tintori e Marco Becchini. Questi sono i tre operativi storici della cooperativa, che hanno chiesto da subito aiuto a due grandissimi, perché così solo si possono chiamare, maestri della viticoltura lucchese, e non solo, che sono Saverio Petrilli della Tenuta di Valgiano e Giuseppe Ferrua delle fabbriche di San Martino. Mauro viene totalmente da un altro ambiente, e Mike anche lui tendenzialmente viene da un ambiente limitrofo, che è il giardinaggio, quindi di vigna sapevano ben poco, avevano dei dubbi, quindi hanno conosciuto loro e sono andati direttamente da loro. Inizialmente Mauro mi ha sempre raccontato, anche con un po' di diffidenza, perché, come te ben conoscerai, Saverio
Saverio è andato lì e gli spiegava tutto tranquillamente, bisogna fare così, bisogna, dovete, avete una Ferrari in mano, dovete imparare a guidarla. Questo è quello che mi ricorda delle prime cose che mi diceva Mauro. E quindi anche con un po' di diffidenza, perché sembrava, perché Mauro diceva, ma siamo competitori, no? Ingenuamente. Cioè, te fai vino, io faccio vino, come fai a insegnare a me come si fa vino bene? Perché poi entriamo in conflitto. Invece, ovviamente, questa è una cosa che a Lucca fortunatamente non è mai successa, perché siamo tutt'uno, abbiamo anche creato una rete, quindi siamo un territorio che... Biodinamica, ecco. La rete di Lucca Biodinamica, quindi siamo un territorio che va avanti, no? Non siamo le singole aziende che vanno avanti, anche perché non avrebbe senso. Siamo, quanto è la DOC delle colline lucchesi, precisamente non lo so quant'è, ma 150-200 ettari, sono due aziende del Chianti, quindi, e ci sono 19 aziende viticole sopra, quindi farci la guerra l'uno con l'altro avrebbe poco senso. E quindi loro sono stati sicuramente gli starter, sia per la viticoltura biodinamica, dell'agricoltura biodinamica, sia delle, proprio, delle pratiche viticole, proprio le basi, ma le basi tipo bisogna comprare la pompa, bisogna comprare una vasca, bisogna comprare una barrique, proprio le basi di tutto. E un'altra persona che nel tempo e ancora ci sta aiutando, perché è un naso esterno che ci aiuta veramente tanto, è Massimo Motroni. Anche lui, devo dire che come dire, un'altra colonna su cui la nostra agricoltura può contare, devo dire. Lui è una colonna, sicuramente è un parere mio personale, è uno dei massimi esperti della viticoltura lucchese, conosce veramente tutto. E poi è anche una persona totalmente affidabile e umile, non mai sopra le righe. E lui è un importante naso esterno per noi, perché sulla cantina attualmente siamo io e Mauro che facciamo il vino. Io sono entrato dopo. La cooperativa è nata nel 2010, io sono entrato nel 2015, quindi a metà vita della cooperativa. E adesso, da 5 anni a questa parte, siamo solo io e Mauro che facciamo vino. Quindi essere in due un po' ti condizioni. Se siamo solo sempre in due che assaggiamo il vino. Invece Massimo è un naso esterno, è un arbitro, diciamo. E, oltre ad essere un amico, ovviamente è un maestro per me, perché io posso solo parlare bene di Massimo. Ecco, andiamo in cantina. Quindi abbiamo capito che comunque la composizione dei vostri vini attinge alla classica composizione ampilografica dei colini lucchesi, anzi è molto interessante la sottolineatura sul Moscato d'Amburgo, perché chi non conosce le colline lucchesi non sa che comunque è una DOC, per quanto riguarda i vini ad DOC, che comprende ancora la presenza di vitigni bianchi, a bacca bianca anche i vini rossi, ma soprattutto il fatto che ci sono dei vitigni aromatici che sono sempre esistiti sulle nostre colline, che danno una composizione aromatica, un'espressione aromatica molto particolare, che a chi non è avvezzo può anche, come dire, disorientare. In realtà è una componente molto gradevole, si tratta solo di entrarci un po' in confidenza, e poi ecco anche, come dire, le sfumature qualitative sono molto evidenti nell'espressione, diciamo, organolettica totale. Quindi parliamo un po', ecco, dei vostri vini e in quali vini poi si può apprezzare questo tipo di accenno. Certo, allora, parlando di, sicuramente sono due vini, uno è il Maiulina, che è il vino delle nostre vigne vecchie, in pratica quello facciamo, è un taglio solo delle nostre vigne vecchie, quindi vigne di media di 70 anni, perché c'è la vigna d'inizio Novecento e c'è la vigna quella di 50 anni, quindi facendo una media siamo all'incirca sui 70-75 anni. E lì praticamente dirti le percentuali esatte ovviamente per me è impossibile, sicuramente la maggior parte è sangiovese,
e un'altra buona parte è ciliegiolo. E poi ci sono, è un misto, una macedonia delle nostre vigne, perché c'è ciliegiolo, c'è canaiolo, c'è del colorino, c'è del buon amico, c'è anche questo moscato d'Amburgo, che chiunque venga e conosce le colline lucchesi e gira, le cammina, le soprattutto le vigne vecchie delle colline lucchesi, questo moscato d'Amburgo esiste da sempre e lo trovi sempre. Perché, come hai detto bene te, è una nota tipica della è la nota lucchese, fondamentalmente, è molto indicativo della nostra zona. E l'altro vino dove troviamo questo vitigno, in maggior parte, è lo Scapigliato, che praticamente possiamo dire che è il fratello minore del Maiolina. L'unica differenza che c'è tra l'uno e l'altro è una maggiore percentuale di moscato d'Amburgo, e in cantina facciamo praticamente sullo Scapigliato una macerazione più corta, facciamo una macerazione di 2-3 giorni massimo, mentre sul Maiolina andiamo a fine fermentazione. Non facciamo mai delle macerazioni molto lunghe, noi praticamente quando arriva a finire gli zuccheri noi facciamo la svinatura e quindi manteniamo il contatto bucce mosto solo nel periodo della fermentazione. Questi sono i due vini dove troviamo questa varietà, per me è molto importante, molto caratteristica di Lucca. Sì, anche perché era una varietà messa al bando nel periodo, diciamo, più esatto, enologico nella storia viticola italiana, come dire. Perché sì, era un vitigno riconosciuto solo come uva da tavola. Quindi non lo potevi neanche coltivare perché era fuori legge, no? Però storicamente in tutti i vigneti c'è questa uva. Ora poi è stata messa in normativa, quindi... Perfetto. Però anche l'azienda conta anche su dei bianchi piuttosto importanti. Sì. E devo dire che se le ultime annate per i rossi, non solo per Calafata, ma insomma anche per l'andamento climatico, Lucca è molto sensibile al tannino, devo dire, e i tannini esatto, dei rossi hanno inciso un po' l'espressività e l'equilibrio. Ecco, i bianchi nella lucchesia sono veramente una garanzia di continuità. Ecco, voi che tipo di bianchi producete? Noi facciamo due bianchi tendenzialmente. Uno è un taglio classico delle nostre colline lucchesi, Vermentino Trebbiano per la maggior parte, con una piccola percentuale tra malvasie, perché abbiamo tante malvasie, e moscato bianco. Comunque sempre questo moscato nella lucchesia ritorna. Anche parlando con i vecchi viticoltori, questo moscato torna sempre, quindi Lucca terra di moscate, diciamo. E l'altro bianco che facciamo è un bianco macerato, un po' più nostalgico, perché è stile come faceva mio nonno, fondamentalmente, quindi a base Trebbiano, è una scelta che lì abbiamo fatto noi, a base solo Trebbiano, e con una macerazione che può variare dalla settimana ai 15 giorni, tendenzialmente può essere quella. E quelli lì, parlando di nomi, il primo che ho descritto, che è il classico colline lucchesi, è il Gronda, mentre questo qua, Trebbiano, 100% macerato, si chiama Al Mare. Okay. Parlando un secondo veramente molto velocemente di cantina, il Gronda viene macerato una notte sulle bucce, quindi oggi lo colgo, tengo una notte sulle bucce, all'indomani sviniamo e mettiamo un acciaio e parte ovviamente fermentazioni spontanee, è sottinteso. Mentre Al Mare invece viene colto anche sur maturo, cerchiamo di mandare molto in là la maturazione, anche tipo il 2019 ci è venuta anche leggermente un po' di muffa nobile, che su un vino del genere è apprezzabile. E
quello viene fermentato con le bucce, svinato e poi messo nel legno. E sta un anno nel legno. Quindi è un po' come un rosso fondamentalmente, no? Fa la strada del rosso. Questi sono i nostri due bianchi, i nostri due bianchi, ecco, no, principali, sono i due bianchi che facciamo. Ecco, abbiamo accennato, ti faccio un'ultima domanda perché credo che sia molto interessante l'accenno che hai fatto a questa rete che si sta sviluppando sul territorio lucchese, ma che insomma sta suscitando anche un interesse extra, diciamo, locale, che è Lucca Biodinamica. Ecco, Calafata ne fa parte e mi piacerebbe sapere un po' quali sono le attività di questa rete e quali sono i vantaggi che Calafata ha avuto da una specie di consorzio di persone, di vignaioli così attenti alla viticoltura biodinamica e quindi alla fertilità del suolo, al ciclo della vita inteso come elemento di connessione tra vari tra elementi, diciamo, come terra, suolo, eccetera, eccetera. Insomma. Certo. Ma partendo dai vantaggi che ha avuto Calafata, indubbiamente di essere parte viva di un gruppo di viticoltori, quindi è fondamentale questa cosa, forse è la cosa più fondamentale, quindi sempre uno scambio di esperienze, sempre uno scambio di idee, mai fermi con la mente. Questa, a parer mio, è la cosa più importante, perché da lì nasce tutto, no? Poi ovviamente ci sono le pratiche da rispettare, no? Le pratiche della biodinamica, quindi ovviamente la fertilità del suolo attraverso i preparati l'amplificazione della fotosintesi attraverso il preparato 501, sicuramente. Ma non mi voglio soffermare sulla pratica, no? La cosa veramente importante è il gruppo. Quello non c'è dubbio, non ho dubbi su questa cosa. Perché anche parlando sempre con Saverio, che è una persona, possiamo dire che è un illuminato, no? Però ecco, ogni volta che parli anche sempre delle solite cose, ci riscopri sempre, hai sempre degli spunti. E a me mi viene sempre da pensare, ma potrei fare o potrei non fare così? Quindi, personalmente per me è uno stimolo. Io la rete di Lucca Biodinamica la vivo come uno stimolo in continuo fermento. E Calafata questo ne trae vantaggio, perché fondamentalmente è nata con un'esperienza totale. Noi siamo giovani, chi fa vino dentro Calafata non ha più di 45 anni fondamentalmente, quindi le esperienze nostre sono decennali contro persone che è 35 anni che fanno questo lavoro, quindi è una cosa, come ti ho detto, mi ripeto, stimolante e bella, banalmente bella, no? Questo è quello che... banalmente bella vuol dire molto, nel senso che non è solo legata a un pensiero enologico, ma a un pensiero di vita, no? Quindi di una quotidianità, esatto. Non solo al fine di ottenere una bottiglia che poi va a un certo prezzo su un certo mercato e dà un certo prestigio, ma proprio a una vita da affrontare tutti i giorni in cui il senso del lavoro è anche un senso di, come dire, di vita, e quindi si lavora perché ci piace lavorare, che è un lusso che di questi tempi credo non l'abbiano molti, e credo che la No. viticoltura per molti di voi e dei vignaioli che sono anche presenti sulle nostre pagine, credo che l'agricoltura sia piuttosto questo, piuttosto che il successo enologico che decretato attraverso il mercato o attraverso il prestigio. Ecco, questo credo che Sono sia convinto, sì. uno Poi, dei fondamentali. se posso aggiungere una cosa, sicuramente il territorio lucchese aiuta tanto. Perché fondamentalmente noi siamo in Toscana e quindi siamo, come zona siamo schiacciati, no? Come
i nomi enormi toscani come Montalcino, come nel Chianti, ovviamente, no? Noi siamo le colline lucchesi, siamo una mosca bianca, quindi siamo stati anche lontani dalle trasformazioni enologiche che hanno avuto gli altri territori. Questo è un difetto, perché ovviamente siamo rimasti nel nostro nucleo iniziale, però è anche un pregio, è una virtù, perché siamo liberi da ogni tipo di principio, siamo liberi da ogni tipo di costrizione o restrizione, e siamo anche liberi da ogni tipo di finanza, perché a Lucca soldi ce ne sono sempre stati pochi, no? Parlando un attimo di economia, e quindi anche questa mancanza di fondi, secondo me, crea anche ha sempre creato delle necessità, e quindi dalla necessità nasce tutto, no? Fondamentalmente questo gruppo qui non lo vedo nasce perché Lucca ha avuto, posso parlare del passato, un po' di difficoltà, no, a farsi conoscere, e quindi unendosi però come rete di territorio, come dicevo prima, come non facendoci la guerra l'un l'altro, perché non avrebbe assolutamente senso, certo. Piano piano siamo riusciti ad avere questi piccoli riconoscimenti che fa piacere. Poi, per carità, piccole cose, però un piccolo passo per l'umanità. Però insomma, ecco, diciamo, da un piccoli mattoncini alla volta, cioè, riusciamo a uscire, no, da Lucca e farci un po' conoscere. Assolutamente, assolutamente. E noi di Slow Wine siamo testimoni di questo, perché alla fine siamo molto presenti, grazie forse anche al fatto che io sono lucchese, ma non solo, perché poi alla fine la nostra attività a livello nazionale, internazionale, comunque ci interessa molto questa viticoltura che scaturisce dall'esperienza diretta e dalla conoscenza del territorio, quindi siamo molto più interessati a questo tipo di lavoro piuttosto che un lavoro dove agiscono enologi famosi, di consulenti, no. Dove poi la viticoltura, sì, è una viticoltura prestigiosa ma delegata, e che poi credo non crei quella rete di contatti che sono molto importanti per far nascere i territori e rifarli fiorire in senso, diciamo, esteso, ecco, non solo attraverso il prestigio di una bottiglia che può costare chissà quanti migliaia di euro. Quindi questo, per questo la lucchesia è un esempio. Ora, finita la sviolinata, perché poi chiaramente sono in un conflitto di interessi imbarazzante. Daniele, io ti saluto, perché l'intervista è stata molto bella ma anche molto lunga, quindi non vorrei poi abusare della pazienza e del lavoro di chi poi andrà a montare il nostro dialogo. Ti ringrazio da parte di tutta la redazione, in bocca al lupo per il resto della stagione agricola, e speriamo di vederci presto poi dal vivo. Un caro saluto da Slow Wine. Grazie a voi, grazie Fabio. Ciao. Ciao, ciao, ciao.